L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon giovedì 19 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che prosegue la preparazione in vista della prossima gara contro il Livorno, ma ieri hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Stefano Sabelli. Ne parleremo quest'oggi, ma tratteremo anche tanti altri argomenti. Vi preannuncio anche un'intervista da non perdere con uno degli idoli della tifoseria biancorossa. Bene, saluto il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Ciao, ciao Nicola, buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, come detto, è stata una conferenza stampa movimentata quella di ieri pomeriggio al San Nicola. Un nervoso Stefano Sabelli ha attaccato prima ai giornalisti, ma non ha risparmiato qualche stilettata anche ai tifosi del Bari. Il nostro Domenico Brandonisio era presente in sala stampa e ha raccolto le parole dell'ex terzino della Roma. Ascoltiamole tutti insieme. Tanto non capirai. Il problema, se vuole, è quando si gioca sempre a un certo livello, poi magari come cali un attimo l'intensità, magari agli occhi delle persone, giornalisti, rimane sempre... Ci sono 4 anni che sto qua, penso che... avrò giocato male 5 partite e quindi la gente è abituata a un certo tipo di rendimento, ma io non sono qui per dire a voi quello che dovete dire a me, cioè voi potete dire quello che vi pare, criticarmi, insultarmi, dire che dovevo andare via invece dovevo rimanere. Io non ho problemi, cioè a me tutta questa cosa qua mi scivola addosso, l'affronto col sorriso e questa è la mia più grande forza, perché a me di quello che dite voi e tutto il resto della gente non mi interessa. Io ho fatto delle scelte a inizio stagione. Chi mi sta vicino sa che scelte ho fatto. Parlare così è riduttivo, anche perché non posso neanche dirvi tutto, perché tanto poi alla fine voi andate sul giornale, fate l'articolo vostro, scrivete, ma non guardate la persona, non ve ne frega nulla, a voi basta fare l'articolo. E certe volte, secondo me, scoprire anche la persona vi può essere d'aiuto anche a voi, perché è normale che quando vinci 5 partite sono tutti contenti. La forza invece, secondo me, sta in quando non riesci ad esprimerti al meglio. In quei momenti là veramente si vede una grande piazza, secondo me. E in questo, se posso fargli una critica, sono un po' mancati. Però io capisco loro che dicono, sai, siamo in 50.000, 40.000 e vorrebbero vederci vincere tutte le partite 3-0. Ma quello che non capiscono loro, e secondo me non capite neanche voi, è che noi saremmo i primi a voler vincere tutte le partite 3-0. Ma certe volte i valori in campo non sono dettati dai nomi dei giocatori. Ci sono 100 milioni di sfumature che non si colgono. E è difficile fare risultato. Secondo me adesso che ci stiamo riuscendo, stiamo dando continuità, quelle cose che sono state scritte secondo me erano molto sbagliate. Basta. Tanto non capirai. Beh, Sabelli poi ha anche rincarato la dose parlando di giornalisti, dicendo sembra che ci sia qualcuno che non va, come se qualcuno volesse rovinare questa armonia che si è creata. Non faccio nomi, ma secondo me qualche giornalista non vede l'ora che il Bari perda. In questi mesi sono state scritte tante cose sbagliate, ma non voglio fare esempi, anche perché non leggo i giornali. E allora, cari tifosi all'ascolto, cosa ne pensate di questo sfogo di Sabelli? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione in diretta al numero 080 524 0424, ripeto 080 524 0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444, ripeto 334 38 37 44. Fateci sapere cosa ne pensate. Personalmente reputo molto triste quanto detto e soprattutto non detto da Sabelli in conferenza stampa, per un semplice motivo: se hai da ridire su qualcuno, su qualcosa, fai dei nomi, altrimenti stai zitto. Buttare così fango gratuitamente, secondo me, non ha assolutamente senso. Se ce l'hai con qualcuno, fai nome, cognome e sicuramente fai più bella figura. Ha offeso pesantemente la categoria dei giornalisti con delle illazioni, secondo me, gravissime, e contrariamente a quello che dice e che ha ripetuto più volte, per me questo ragazzo non è assolutamente sereno e secondo me non è neanche il caso di mandarlo in conferenza stampa. A me sta bene che ci si tolga dei sassolini
visti i risultati che stanno arrivando, e ci sta ed è giusto farlo, perché il Bari sta andando bene, quindi è giusto che vadano sottolineati certi aspetti. Ma se credi veramente che ci siano giornalisti che non vedono l'ora che il Bari perda, allora stiamo veramente alla frutta. Sparare così nel mucchio, secondo me, non è un comportamento da uomini e non è corretto verso chi è lì a fare il proprio lavoro. Poi, vabbè, è stucchevole quando pari come ambiente dove non si lavora bene, forse si è dimenticato i centinaia di persone agli allenamenti, 20.000 allo stadio. Secondo me Sabelli poteva tranquillamente evitare certe parole. Dico soltanto una cosa, che un calciatore così in una squadra grande, in una grande piazza in Serie A, cioè non durerebbe una settimana, perché se si lamenta delle presunte pressioni di Bari, allora vuol dire che non ha la minima idea di cosa possa essere giocare, per esempio, in una piazza come quella di Roma. Luca, meglio se mi fermo qui, perché è veramente una cosa che non mi è piaciuta assolutamente. Tu che idea ti sei fatto dopo aver letto e ascoltato soprattutto le parole di Sabelli? Guarda Nicola, io vado un po' in controtendenza, nel senso che sono d'accordo sugli aspetti, diciamo, che hai sottolineato tu, però c'è da dire che sotto alcuni punti di vista Sabelli non ha detto delle stupidaggini. Per esempio, leggevo, lui parlava del fatto che fino a 2 anni fa, dice lui, giocavamo bene e non facevamo punti, e qualcuno diceva che era meglio vincere. Ora che invece non giochiamo bene ma facciamo punti, non va bene lo stesso, nel senso che comunque ha sottolineato questo aspetto che ha provocato. Luca, su questo io sono d'accordo, l'ho detto, ci sta, è giusto che si vadano a sottolineare certe cose, perché in effetti sono state scritte cose sbagliate ed è giusto anche dirlo. A me quello che non va, che non piace, ce l'hai con qualcuno, ce l'hai con dei giornalisti, con uno, due, tre giornalisti, dillo, altrimenti stai zitto. Cioè, che senso ha che vai a dire avete scritto questo, avete scritto quell'altro, parlare anche con un tono sicuramente non piacevole. Sì, dillo. Sì, diciamo che da questo punto di vista magari ha anche un po' sbagliato nella forma, nel modo di porsi, perché certi concetti andavano espressi sicuramente un po' meglio. Un po' ingenerose anche, secondo me, le critiche nei confronti dei tifosi. Sinceramente sarei stato anche un po' più autocritico, nel senso che dire di aver sbagliato comunque 5 partite in 4 anni è un po' esagerato, nel senso che è chiaro poi che, come abbiamo detto, cioè è normale che possano esserci dei momenti, dei cali di rendimento, però io sinceramente dal mio punto di vista non penso che lui abbia sbagliato 5 partite in 4 anni. Poi è chiaro che lui è libero. Un po' di autocritica per il suo campionato ci stava pure, perché non è certo Sabelli dell'anno scorso, e quindi penso che un giornalista, ma anche un tifoso, debba sottolinearlo che non sta giocando come siamo abituati a farlo. Non penso che sia nulla di... Sì, no, esatto, lui non è sui suoi livelli, però ripeto, sotto alcuni aspetti non posso che condividere, diciamo, la disamina di Sabelli. Certo, poi andava fatta in forme totalmente diverse, come hai evidenziato tu. Beh, ovviamente le parole di Sabelli non sono passate inosservate sul forum di orgogliobarese.it. Leggiamo come i nostri tifosi utenti hanno commentato le dichiarazioni dell'ex nazionale Under 21. C'è Bizantino che dice: è allucinante dire che non giochiamo bene. La squadra ha fatto pochissime belle partite nell'ultimo anno e mezzo, tu Sabelli ancora meno. Stai riposando sugli allori di quanto di buono avevi fatto prima, pensa a ritornare sui tuoi livelli. Monti 81 dice: è guerra contro i giornalisti, o almeno parte di loro. Ha in fondo detto cose corrette, però c'è modo e modo di dirle. Solitamente chi parla in questa maniera è tutt'altro che uno che non legge i giornali e da cui le critiche scivolano. Bene, ma c'è un ascoltatore in linea. Ciao, chi sei? Benvenuto a Tanto Rock. Buongiorno, sono Francesco. Ciao Francesco. Vorrei venire sulla questione di Sabelli. Innanzitutto Sabelli non è stato mai fischiato, quindi non si può neanche permettere di dire che i tifosi lo hanno, diciamo, trattato male. Innanzitutto non ha sbagliato solo 5 partite, è dall'inizio del campionato che sta facendo prestazioni a dir poco, diciamo, insufficienti. E poi penso che un calciatore, un professionista, deve rispettare anche le critiche dei giornalisti, che in fondo non sono state mai offensive, sono state critiche relative alle sue prestazioni di gioco. Quindi secondo me è stata un'uscita fuori senso, soprattutto in questo momento dove ci sta cercando di creare un'armonia all'interno del spogliatoio, all'interno del gruppo. È stata un'uscita, non lo so, senza senso. Perfetto, grazie Francesco. Sì, sottolineo un altro aspetto importante in un momento come questo, dove si è ricostruito un ambiente, un gruppo, e c'è anche una certa serenità nell'ambiente biancorosso. Sicuramente certe parole potevano essere
evitate. Altri commenti sul forum. Luca Bari dice: dire che noi tifosi manchiamo nel momento del bisogno è pura follia. Poi c'è Xavier 66 che minimizza un po', dice: ha ammesso anche lui che non ha giocato al meglio, però non possiamo crocifiggere ogni ragazzo che ha un calo. Credo che dopo mesi di prestazioni ad alto livello un piccolo calo sia giustificabile. Non sono automi, ma sono persone. Poi Leo Barri 94 dice: se le poteva risparmiare queste parole. Vuoi arrivare in una grande squadra, devi vedere quante pressioni e quante critiche avresti lì ogni settimana, a prescindere dal fatto che siano giuste o sbagliate. Poi c'è Dadelf che dice: Sabelli però dovrebbe spiegare cosa farebbe un tifoso di qualsiasi squadra se assiste ad una prestazione come quella che lui, in particolare, ha fornito a Terni. Non critica? Dopotutto sono state criticate le sue prestazioni, ma nessuno mai ha chiesto la sua testa. Forse è abituato ad essere accolto all'aeroporto, ma se vuole crescere deve imparare a subire le critiche, soprattutto quando sono giuste. Beh, Luca, gli utenti sono ovviamente abbastanza, cioè, non l'hanno presa bene questa uscita di Sabelli. Arrivano anche dei messaggi da parte dei tifosi, dei radioascoltatori all'ascolto. Ne leggo giusto qualcuno. Un Sabelli nervoso come da un po' di tempo a questa parte. Ormai siamo sia in campo che fuori dal campo, ma le cose che ha detto secondo me non sono così scandalose e non ha offeso nessuno. Non esageriamo. Ciao a tutti, Andrea. Poi c'è, vabbè, chi chiede di messaggi un po' estremi di un ascoltatore che non si fino, dice: a gennaio via Sabelli. No, ragazzi, questo è il gioco che non dobbiamo fare, perché quando ci sono queste uscite bisogna solo ricompattarsi, chiarirsi, ma parlare di queste cose qui, cioè, via Sabelli a gennaio, no, dobbiamo cercare soltanto di chiarire, capire. Ma Sabelli è un patrimonio di questa squadra, di questa società, quindi va assolutamente mantenuto in rosa. Bene, noi ci fermiamo un attimo, do la linea alla regia, torniamo fra poco. La Sareco di Mimmo Loisi si rivolge a tutte quelle attività che hanno bisogno di smaltire in discariche autorizzate rottami ferrosi, metallici, vetro, legno, materiali inerti, cartongesso, misto di costruzione e demolizione, ritirando il tutto al vostro domicilio. La Sareco acquista metallo tipo rame, alluminio, piombo, ottone, offrendovi le migliori quotazioni del mercato. Se state ristrutturando un negozio, un'abitazione o un capannone, Mimmo Loisi vi offre il noleggio temporaneo e gratuito di cassoni scarrabili. Se invece state sostituendo la guaina del terrazzo, Mimmo Loisi ritira la vecchia guaina smaltendola a norma di legge. Chiedete maggiori informazioni contattando direttamente Mimmo Loisi al numero 330-86-3128, ripeto 330-86-3128, o visitando il sito sarecoscarl.com. Mimmo Loisi da sempre è amico della gente, è amico dell'ambiente. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, ora voltiamo pagina, torniamo ad occuparci di calcio giocato, lo facciamo con un grande protagonista della storia recente biancorossa, il nostro Luca Deleteris ha intervistato il doppio ex di Bari e Livorno, vale a dire lo zar Igor Protti, per parlare con lui del felice momento della squadra di Nicola, ma non solo. Via con l'intervista. Tanto non capirai. Protagonista quest'oggi ai microfoni di Tanto non capirai, Igor Protti, indimenticato bomber biancorosso. Allora Igor, ci siamo sentiti dopo la prima giornata del campionato cadetto, quando De Luca e Maniero dimostravano di poter far rivivere le gesta di due mostri sacri come Protti e Tovalieri. I due sono tornati alla ribalta dopo un periodo di leggero appannamento. Cosa è cambiato secondo te? No, ma io credo che sia abbastanza normale che nella vita di un attaccante ci siano momenti in cui tutto viene abbastanza semplice e facile, poi possono arrivare anche momenti meno felici e un po' più bui. L'importante è continuare a lavorare con la stessa convinzione e determinazione, con la consapevolezza che De Luca e Maniero, ma come tanti altri giocatori del Bari, hanno qualità, hanno capacità, e quindi prima o poi gli attaccanti bravi il gol lo trovano. Da questo punto di vista non ci sono assolutamente dubbi. Igor, se vogliamo invece citare chi ancora fa un po' di fatica ad imporsi con la maglia del Galletto, dobbiamo inevitabilmente far riferimento a Gianluca Sansone. Cosa non va all'11 biancorosso? Ma diciamo che il Bari ha anche tanti giocatori importanti in attacco, perché De Luca, Maniero e Rosina non sono gli ultimi arrivati, quindi credo che a volte la concorrenza può essere stimolante, in altre circostanze ci possono essere un pochino più di difficoltà, ma io sono convinto che alla fine del campionato tutti questi
giocatori avranno portato al Bari dei punti, dei gol importanti, perché anche lo stesso Rosina, che ancora non ha segnato, secondo me ci riuscirà molto presto, perché ha delle qualità tecniche molto molto importanti. Igor, ieri in trasmissione abbiamo lanciato una simpatica provocazione ai nostri radioascoltatori, chiedendo loro se fosse più forte questo Bari o il Bari di Conte. A te chiedo, più forte il Bari di Nicola o il Bari che con te raggiunse la promozione in Serie A? Ma quando si parla del passato è sempre molto complicato fare dei paragoni, perché comunque il calcio è cambiato molto, soprattutto il calcio di oggi rispetto a quello degli anni 90. Noi abbiamo vinto il campionato nel 93-94, e quindi parliamo di più di 20 anni fa. È un calcio completamente diverso, dove c'erano anche regole completamente diverse dal punto di vista delle sanzioni, perché se oggi basta trattenere un giocatore per la mano, può fare anche un intervento da dietro sul pallone per essere ammoniti, a quel tempo era tutto completamente diverso, un calcio molto più fine, un calcio molto più maschio, e quindi, però questo non significa che fosse più forte quella squadra lì rispetto a quella di oggi. Io credo che alla fine ogni squadra ha le sue caratteristiche, noi abbiamo dimostrato di poter arrivare alla Serie A, mi auguro che lo stesso possa fare il Bari di oggi, quindi a quel punto si potrà dire di due squadre che si equivalgono, perché sono riuscito a ottenere lo stesso obiettivo. Come sottolineavi anche tu prima, la squadra di quest'anno è certamente formata da giocatori di grande qualità in tutti i reparti. Ad oggi, dopo questo primo scorcio di campionato, quali credi siano i punti di riferimento per Nicola? No, il gruppo, perché io conosco molto bene Davide Nicola e continuo a ribadire che è un grande allenatore, soprattutto nel riuscire a creare un gruppo forte. Non è un allenatore che si basa sul singolo, ovviamente cerca di sfruttare quelle che sono le qualità dei singoli che poi possono fare la differenza, però la forza del Bari, la forza di Davide Nicola deve essere quella del gruppo, insieme a una città e a una piazza straordinaria, incredibile, che in Serie B riesce a fare delle cose probabilmente mai viste, e quindi questa deve essere la forza e non assolutamente il singolo giocatore, anche perché sarebbe ingeneroso gravare di troppa responsabilità una sola persona, non sembrerebbe assolutamente giusto. Intanto domenica arriva il San Nicola, il tuo Livorno, una squadra che certamente continui a seguire per i tuoi splendidi trascorsi in Amaranto. La squadra allenata da Panucci è apparsa un po' in difficoltà nelle ultime uscite, ma quali sono i punti di forza di questo Livorno? Livorno è una squadra molto giovane, se non erro la seconda squadra più giovane del campionato, con metà media, quindi come tutte le squadre giovani può alternare momenti e partite importanti create per entusiasmo, momenti invece un po' meno felici. Questo è successo a Livorno in questo inizio di campionato, dopo una partita veramente sprint con 4 vittorie consecutive, poi ci sono state gare con risultati alterni, soprattutto in casa qualche vittoria, fuori molto meno bene, però una squadra dalla quale ci si può aspettare di tutto, perché come dicevo prima, una squadra di qualità, con giovani molto bravi di qualità, che possono trovare anche le giocate importanti come è successo nelle prime partite. Igor, ultimissima domanda per te. Conoscendo quello che è il modo di stare in campo di Bari e Livorno, che tipo di partita ci si può aspettare? Chi avrà la meglio secondo te? Beh, intanto se mi chiedete chi avrà la meglio, per me è complicato, nel senso che io sono legatissimo a queste due squadre, quindi è una partita per me dal punto di vista emotivo molto, molto difficile. Vorrei che non perdesse nessuna delle due, a meno che questa partita fosse determinante per una delle due squadre, allora ovviamente per vincere il campionato, allora ovviamente mi schiererei da una parte o dall'altra, però questo non riesco a farlo e non posso farlo. Dal punto di vista tattico credo che il Bari forse cercherà di fare una partita simile a quella con la Salernitana, per cercare di sfruttare la velocità di alcuni suoi giocatori, quindi cercare di crearsi un po' di spazio facendo venire fuori il Livorno dalla sua metà campo. La sensazione che possa essere questo l'atteggiamento, poi vedremo quale sarà effettivamente in campo il modo di giocare sia del Livorno che del Bari. Bene, torniamo in studio, sicuramente interessante la disamina di Igor Protti, che
insomma, si è un po' proiettato in quella che potrebbe essere la partita di domenica, con un Bari che cercherà magari di far uscire il Livorno dalla propria metà campo. Beh, Luca, sicuramente Livorno penso che verrà qui a fare una partita attendista e magari cercherà di sfruttare le ripartenze con degli attaccanti sicuramente pericolosi. Sì, diciamo che a livello tattico potrebbe in un certo senso proporre quel tipo di gara che il Bari ha invece interpretato a Cesena, una partita inizialmente d'attesa, cercando poi di sfruttare quelle che saranno le possibili ripartenze. Ricordiamo che il Livorno ha dei giocatori molto abili in questo fondamentale, perché ci sono, penso a Fedato, ma anche Jelenic, un giocatore particolarmente interessante da questo punto di vista, quindi credo che possa questa essere la situazione tattica in cui il Livorno può diciamo dare il meglio. Il Bari dovrà stare attento comunque sia a fare la partita, a proporre il proprio gioco senza però magari sbilanciarsi troppo in avanti, anche perché, come abbiamo più volte sottolineato, la squadra di Nicola ha dimostrato che anche cercando di magari colpire gli avversari in contropiede riesce sempre a rendersi pericolosa. Intanto continuano ad arrivare tanti messaggi sull'argomento Sabelli, ne leggiamo qualcun altro. C'è Giannino da Bari che dice: buongiorno, può essere che il carro Sabelli è un po' nervoso perché è stato fatto fuori dall'Under 21, forse a causa anche da parte di nervoso anche per colpa di qualche giornalista. Poi c'è un altro ascoltatore che non si firma, che dice: Sabelli via, l'ho sentito litigare anche con i signori che giocano a carte fuori dallo stadio, spazio ai giovani. Questo è tutto da verificare. Sì, poi diciamo, l'Under 21 diciamo in questo caso c'entra poco, perché è stato diciamo fatto fuori per motivi anagrafici. Infatti, nel senso che non può più giocare in Under 21, quindi è per questo che non è stato convocato. Infatti, ma non penso sia, anche mettiamolo, non sia questo comunque il problema. Bene, ora per commentare il buon momento dei Galletti e anche gli ultimi argomenti di queste ultime ore, abbiamo in linea il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Pierpaolo Paterno. Ciao Pierpaolo e benvenuto a Tanto Non Capirai qui sull'altra radio. Caffè insolito stamattina, buongiorno a te Nicola, un saluto a chi ci ascolta. Grazie Pierpaolo. Allora, partiamo subito dall'argomento del giorno, ne abbiamo parlato diffusamente prima. Tu da giornalista, ma anche da tifoso del Bari, come giudichi lo sfogo e le parole di Stefano Sabelli ieri in conferenza stampa? Guarda Nicola, sono sincero, sulle ultime dichiarazioni di Sabelli preferisco glissare, anche perché ho l'impressione che le parole del difensore siano più una presa di posizione personale nei confronti di qualche nostro collega in particolare, quindi le questioni personali credo vadano affrontate e risolte in privato. Comunque per il bene del Bari in questo momento e sempre è meglio rimanere compatti e conservare un clima di serenità, mantenere un profilo basso anche sul piano delle dichiarazioni, è inutile sollevare polveroni che non servono. Pierpaolo, qualche giorno fa hai intervistato per il tuo giornale, per la Gazzetta del Mezzogiorno, la madre di Riccardo Maniero. Finalmente il bomber napoletano si è sbloccato, e leggendo anche le parole della madre, ma anche quelle che di solito Maniero concede alla stampa, insomma, emerge un attaccante quasi di altri tempi, molto legato a determinati valori, quali appunto la famiglia. Insomma, oltre che un bravo attaccante, Maniero è veramente un ragazzo d'oro. Un bravissimo ragazzo, poi chiaramente la mamma lo ha dipinto con tanto affetto, con tanta emozione. Si sa, Napoli un po' come Bari, si vive il calcio quotidianamente, poi con tanto affetto la mamma mi ha dipinto un profilo caratteriale anche abbastanza curioso, un calciatore forte sul campo, con una certa personalità che però invece in privato, almeno a detta della mamma, è un ragazzo timido, un ragazzo molto riservato. La signora Daniela è stata molto cortese, è stato bello entrare per un attimo, seppure simbolicamente, nella casa lì a Napoli, era col marito Enrico, è stato bello ricordare insieme i momenti vissuti domenica sera a Cesena. Ciao Pierpaolo, buongiorno Luca Deleteris. Ieri sera il presidente Paparesta, ospite negli studi di Sport Italia, ha parlato del futuro della società biancorossa, sottolineando come a fine stagione verranno fatte le opportune valutazioni per capire se ci saranno degli investitori che cercheranno di rilevare il Bari, chiaramente soprattutto se si dovesse fare il salto di categoria.
ha però anche sottolineato che non ci sarebbero problemi a continuare il progetto già avviato qualora si dovesse, speriamo di no, ripartire dalla B. Quali sono secondo te i possibili scenari? Guarda, le parole di Paparesta, ho ascoltato le parole di Paparesta, dispensa ottimismo il Presidente, quindi diamogli fiducia. E se lui sostiene che il Bari sia in buone mani e parla di prospettiva solida dal punto di vista proprio della cassa, io mi fido, diamo fiducia, perché sino a questo momento il Paparesta non ha dimostrato comunque credibilità sul piano proprio della conduzione generale della gestione, non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile. Tra l'altro la società che si sta già facendo carico della gestione straordinaria del San Nicola sta anche perfezionando con il Comune la concessione pluriennale dello stadio. Questo mi sembra un segnale di prospettiva da non sottovalutare. Pierpaolo, il Bari, tornando al calcio giocato, ha scoperto quasi senza volerlo il greco Genzoglu. Sarà un caso, ma con lui in campo abbiamo assistito alle migliori partite del Bari quest'anno. Solo una coincidenza? Non credo che sia solo una coincidenza. È chiaro che questo aumenta l'imbarazzo per mister Nicola. Sentivo prima parlare di formazioni. È chiaro che sarà difficile rinunciare in questo momento a giocatori affidabili come Valiani, Rosina, De Luca, lo stesso Maniero. Genzoglu credo che andrà incontro alla sua quarta partita da titolare, lo dico dopo la prova maiuscola del greco in Romagna, anche se Nicola deciderà e ci sorprenderà solo all'ultimo momento prima della partita, ma non credo sia una coincidenza. È un giocatore che, come altri, sta raggiungendo un livello di condizione atletica importante. Questo quello che conta in questo momento è proprio alzare il livello di guardia sul piano della tenuta atletica, perché senza questo presupposto sarà più impegnativo garantire la continuità dei risultati che in Serie B per vincerla è imprescindibile. I numeri e le ultime prestazioni dei biancorossi vanno per fortuna in questa direzione. I 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 2 pareggi, non sono solo frutto della qualità dei singoli e quindi anche soltanto del greco, che pure ha fatto la differenza, ma direi anche della crescente coesione del gruppo stretto sempre più attorno a mister Nicola e di una forma fisica in parabola ascendente. Guarda, voglio sbilanciarmi e vado oltre. Sono quasi persuaso dalla convinzione che il Bari abbia ancora un ampio potenziale di crescita. Lo ha dichiarato ieri anche il presidente del Cagliari, Giulini, che vede nel Bari la prima antagonista per salire in Serie A. I margini di miglioramento si stanno intravedendo e si sono chiaramente già intravisti a Cesena, dove il Bari ha evidenziato ampi progressi sul piano del gioco. Ma qui io mi sono fatto un'idea precisa, quella della buona prova tattica. A Cesena per esempio non ho visto lanci lunghi e pedalare, ma verticalizzazioni, palla a terra, affondi sulle corsie, osmosi tra i reparti. La buona prova tattica, dicevo, cammina di pari passo, l'ho detto prima, col miglioramento della condizione atletica dei calciatori, e Genzoglu rientra tra questi sicuramente. Per Paolo, restando in tema tattico, sicuramente a Cesena, come hai detto tu, si è visto un Bari arrembante che ha usato poco o niente i lanci lunghi, ha sfruttato anche bene le ripartenze. Secondo te è un atteggiamento tattico che potremo rivedere anche contro il Livorno o sarà tutt'altra gara? Questo è tutto da vedere rispetto alla formazione iniziale che mister Nicola vorrà schierare. Con oggi mancano ancora 4 giorni alla partita e per questo è molto complicato avventurarci sulla formazione. A livello ipotetico potremmo azzardare una conferma quasi in blocco della formazione di Cesena, quindi considera che la partita comunque si gioca in casa, quindi un po' diversa. Però sul piano dei potenziali delle squadre grosso modo ci siamo. Io non escluderei 2, forse 3 cambiamenti in difesa. Al centro potrebbe per esempio rientrare Di Cesare, sacrificando uno tra Rada o Contini. Bisogna anche valutare le condizioni di Del Grosso, uscito malconcio dal Manuzzi. L'alternativa nel ruolo di terzino rimarrebbe Gemiti, però con Nicola nulla è scontato. A centrocampo Porcari potrebbe forse cedere il posto a Donati, per il resto, come dicevo prima, in questo momento è difficile poi rinunciare a quel blocco di giocatori che stanno garantendo continuità e di prestazione. Ma diciamo che per 9 o 10 undicesimi la formazione dovrebbe essere quella vista contro il Cesena. Perfetto, io ringrazio Pierpaolo Paterno della Gazzetta del Mezzogiorno per essere stato con noi. Pierpaolo, grazie mille, ti auguro buon lavoro e buona giornata, ci aggiorniamo prossimamente. Grazie a te, buona giornata. Bene, ora noi ci fermiamo un attimo, linea al buon Fabio, torniamo fra poco.
Cari genitori e cari giovani all'ascolto, questo è l'ultimo anno di scuola media? E allora è arrivato il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Siete ragazzi o ragazze con spiccata passione per lo sport? Volete svolgere attività sportive a livello agonistico senza compromettere la carriera scolastica? Investite in un futuro all'insegna dello sport e scegliete il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Il piano di studio è finalizzato alla specializzazione e alla conoscenza della comunicazione motorio sportivo, unendo la solida base formativa ed educativa del liceo scientifico a specifiche competenze professionali in materia di gestione manageriale, scientifica e organizzativa dello sport. Frequentare e conseguire il diploma del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, oltre a consentirvi l'accesso a tutte le facoltà universitarie, vi fornirà la preparazione ideale per proseguire gli studi nelle facoltà di scienze motorie, particolari lauree brevi di medicina, e per alcuni corsi post diploma per la formazione, ad esempio, di istruttori sportivi, giornalisti sportivi, animatori, eccetera. Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo è a Bari in corso Alcide De Gasperi 320 presso l'Istituto di Cagno a Brescia. Per informazioni 080 523 66 36. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, ci avviamo alla conclusione del programma, però prima qualche notizia dagli allenamenti. Ieri qualche utente, tifoso di orgogliobarese.it, era presente agli allenamenti e ci ha riferito che Del Grosso non ha partecipato alla seduta di allenamento, si è allontanato dal campo e è sembrato abbastanza contrariato, insomma pare difficile un suo recupero per la partita di domenica, mentre ci hanno segnalato l'assenza di Gianluca Sansone, non era presente agli allenamenti, probabilmente si stava allenando in palestra, probabilmente ha avuto qualche problemino. Comunque ieri Sansone non era presente agli allenamenti, vedremo come si evolverà la situazione. Oltre, Luca, Nicola, chiaramente ai soliti Defendi e Doncor, che sì, a questo punto difficilmente recupereranno per domenica, perché ieri non hanno svolto neanche il lavoro differenziato, almeno sul campo, quindi penso che sia difficile un loro recupero in vista della partita contro il Livorno. Sì, per fortuna sono tutti infortuni abbastanza leggeri, niente di grave, quindi se salteranno quella con Livorno saranno disponibili per la prossima gara. Bene, veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Ciao, ciao Nicola, a domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Io vi do appuntamento a domani, puntuali alle ore 7 con Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.